Comunque ragazzi, alle 6 se sto ancora giocando, entrate, facciamo squad, duo, quello che volete. Basta che non fate casino. L'importante è non gridare. L'importante è non gridare. O meglio, non laggare oppure incazzarti. Se perdete una partita, o meglio, se il vostro avversario con cui state fightando vi uccide e rimane con uno di vita, non vi dovete incazzare. Dovete rimanere con i nervi saldi. Prendete una vite e attaccate i nervi. Ho cercato il canale. Ladies and gentlemen, we got him. Ciao, potresti salutare me e il mio amico Mimas. Ciao Andre Cele e ciao Mimas. Ciao Mimas. Ciao Turbo. Ciao Mimas che fa come cognome Turbo. Ti prego, puoi salutare mia sorella? Si chiama Checca. Ciao Checca che fa come cognome Pocchia. Però puoi salutare mio cugino Thomas. Ciao Thomas. Ciao Dragoni e ciao Thomas. Quando finisce? Cosa quando finisce? Nonna tua. Nonna tua, la live finisce alle 6. I server li finisco di fare verso le 5, 5 e mezza. La partita finisce quando tutti muoiono. E ne sopravvive uno. Vabbè. Angelo spiega le partite in singolo. La prossima lezione domani in live. Vi spiegherò come vincere. Allora, ora vi spiego. Come vincere una partita su Fortnite. Allora, scendete. Prendete un'arma, prendete 999 di legno, 999 di mattone, 999 di ferro. Ok ragazzi, shieldatevi tutto. Poi fate una scala e buttatevi giù. Avete vinto la partita. Lo sapete perché? Perché dopodiché disinstallerete il gioco così velocemente che vi sembrerà che la partita l'avete vinta, instant. Che droga usi? Ne vorrei un po'. Allora, Andre, la mia droga, ti spiego qual è. È prendere un controller, spaccare l'analogico. Dopo che l'hai spaccato, prima lo devi spaccare però, lo stacchi dal controller, lo fai a briciole, e poi lì quella diventa la droga. Una droga spettacolare. È nera, non è come le solite bianche, però mi dissocio. Io non ne faccio uso di droghe, no. Non dovete fare uso di sostanze droghifere. Droghifere. Quella era solamente una ricetta per i. Quella là era una ricetta per i non vedenti, nel senso, per quelli che non vedono, se fanno uso di questa ricetta, ritorneranno a vedere. Vedono i draghi. Oh, vedono i draghi, ragazzi. Ragazzi, volete un metodo preciso su come creare una sostanza dragodifera, cioè che vi fa vedere i draghi. Vi sembrerà una stupidaggine che non esiste o tutto quanto, però io ho una sostanza dragodifera. L'ho inventata ieri nel mio studio scientifico. Allora, ragazzi, no. Allora, prendete un pezzo di telefono. Un pezzo qualsiasi. Mischiate un po' di aceto. Poi prendete un calzino, mettetelo dentro.
fatelo stare per tipo 1 o 2 ore. Poi prendete un po' di 2 gocce di limone, ragazzi, 2 gocce di limone e un cucchiaio piccolo di zucchero. Sale quanto basta. E poi, ragazzi, il tocco magico, un pizzico, ma proprio un pizzico di una cosa che non si può trovare qui in Italia. Un pizzico di guscio di lumaca. Poi bevete tutto e vedete che troverete i draghi. Vedrete e troverete i draghi. Che io mi sto accumulando i V-Buck. Ma Jimmy ce l'hai con me, vieni. No, ma quitto. Quitto, se scopro chi sei, ti uccido. Oh, bro. No, bro, questo qua a casa mia, scusa se lo dico, si chiama Stream Sniper, no? Non so manco io come ti ho ucciso, cioè, bro. Ah, è pushato. Ora li faccio esplodere. Ma che deficiente, mi sono fatto esplodere. Boh, ragazzi, no. Ragazzi, non si dicono né parolacce né bestemmie, non si dice niente, ragazzi. Eccolo snappo. Merda! Voleva snappare, ma mi sta piacendo. Allora, Checco, ti spiego. Se facciamo un 1v1 la potremmo anche fare, però è tempo perso, e ti spiego anch'io perché. Tu prendi il controller, lo appoggi da qualche parte, prendi i piedi e giochi coi piedi, vedi che mi batte anche coi piedi. O meglio, fai così, ti bendi. Prendi il controller, lo appoggi da una parte, ti bendi, poi coi piedi ci giochi, vedi che mi batte anche da bendato con i piedi. Perché faccio così cagare a giocare che è proprio. Sono a estremi livelli. Sono più scarsi dei bot, quasi, eh. Certi bot sono veramente così scarsi che. Puoi salutare mio cugino marocchino Hamolas. Hamolas. Ciao Hamolas. Ciao Hamolas. Ciao Hamolas. Hamolas. Serve, che bel nome tuo cugino. Ciao Hamolas. Ciao Serve, benvenuto in live, Serve. Serve, salutami tuo cugino Hamolas. Non so se si pronuncia così, essendo marocchino il tuo. Ah, tuo cugino, scusa, non il tuo amico, scusa. Salutami tuo cugino, non so se si pronuncia così, Hamolas. Però salutami. Lui potrebbe essere salutato anche col cognome. Pora, ciao Pora! Benvenuti in live, Pora, ciao. Ciao cugino di Serve Pora. Ciao Pora.